Alberto Contador, star del ciclismo internazionale, insieme alla sua fondazione e centinaia di appassionati, in Alta Valtellina. Il fresco vincitore del Giro d'Italia è approdato sabato a Bormio, in Piazza del Querce, in occasione della terza edizione della RX2 Fondazione Contador, l'evento che prevede la scalata della Cima Gavia, sia dal versante valtellinese che da quello bresciano, in compagnia proprio dello scalatore spagnolo, per guadagnarsi l'ambito brevetto da finisher o super finisher, capace di radunare quest'anno ben 1400 cicloturisti. Un grande amore, quello che lega Contador alle nostre montagne, le cui salite lo hanno sempre ispirato. Bueno, la verdad que es un placer, ¿no? El poder disfrutar de este sitio, de este valle privilegiado, de la historia del ciclismo. Sin el estrés de la competición. E se lo scorso anno, proprio in occasione della RX2, aveva annunciato di puntare alla maglia rosa, evidentemente la Valtellina gli è stata porta fortuna e chissà se lo sarà anche per quest'anno. Bueno, pues sí, eso espero, ¿no? El año que viene es un año importante, un año difícil y espero que me dé la misma suerte que este año. Un grande campione, idolo di tanti giovani appassionati, fra cui il locale Daniele Cantoni, che in forza alla Pallanzago dall'anno prossimo cambierà invece casacca, avendo l'onore di vestire la maglia della Fondazione Contador. Sì, è fantastico poter correre con loro. Penso che nel giro di 3 o 4 anni, come dice Fran, potrà essere una squadra a riferimento non solo a livello spagnolo ma a livello europeo, e poter essere il primo italiano in questa squadra è incredibile. Ora il pistolero spagnolo è rientrato in Svizzera, dove rimarrà qualche giorno a Lugano per poi volare ad Abu Dhabi per il Gran Gala del ciclismo promosso dall'Unione Ciclistica Internazionale degli Emirati Arabi.